Questa vittoria schiacciante dei conservatori in Inghilterra di Boris Johnson mi fa godere come un riccio. Chi ha visto la zuppa di porro si ricorda il volantino del Daily Mail proprio di ieri in cui diceva: ragazzi, questa situazione, questa votazione is vital e dovete votare Boris. Insomma, un volantino elettorale più che un quotidiano popolare conservatore. Perché mi fa godere come un riccio la vittoria di Boris Johnson? Per due motivi. Il primo è che fino a ieri tutti i liberali, che non sono i liberali, liberali nostri, sono i liberal, cioè la sinistra americana, voleva che Boris Johnson perdesse perché erano contro la Brexit e quindi, essendo contro la Brexit, lo erano in maniera strumentale contro Johnson. Ma il secondo motivo è che appunto la Brexit adesso viene confermata. Non che io sia felice della Brexit, perché la Brexit, vedete, farà peggio soprattutto a noi italiani, perché gli inglesi in Europa, dei francesi e dei tedeschi, hanno uno straordinario atteggiamento pragmatico e quello sì liberale e liberista, e non come questi, diciamo, burocrati dell'asse franco-tedesco o latino. Insomma, era l'unico baluardo della common law rispetto ai nostri codici napoleonici. Quindi a noi ci farà male l'uscita degli inglesi dalla Commissione europea e dai posti che contano in Europa. Ma quello che mi fa impazzire è un'altra cosa, ed è molto semplice da capire. Mi fa impazzire il fatto che tutti gli osservatori in realtà rosicano, gli rode che abbia vinto Boris Johnson, e tutte le volte non è possibile che uno di questi scalmanati, di questi sovranisti, di questi cafoni, di questi trinariciuti di destra possano vincere delle elezioni. Non era possibile che vincesse Trump perché doveva vincere la Clinton. Non era possibile che ci fosse Trump, che ci fosse la Brexit, e difatti c'è stata. E adesso pure non era possibile che vincesse Boris Johnson, ma doveva vincere l'orribile Corbyn. Apro una parentesi e poi la chiudiamo. Corbyn è il peggior leader laburista che si possa immaginare in Europa in questa stagione, peggio dei peggiori verdi che voi possiate immaginare. Un antisemita praticamente dichiarato, cosa che dice il capo rabbino inglese, quello che dicono tutti quanti gli osservatori laici in Gran Bretagna, e tra l'altro uno statalista anni 70. E noi preferivamo, pur di avere questa Gran Bretagna nel nostro club, che vincesse questo Corbyn. Ragazzi, Corbyn sarebbe stato un disastro per gli inglesi, e tant'è che gli inglesi hanno votato con grandissima maggioranza Boris Johnson. Insomma, in questo grande, enorme bolla di ipocrisia, quando vince uno di destra, gli osservatori che prevedevano che vincesse la sinistra non ci stanno. In realtà, una volta vince la destra, una volta vince la sinistra, è del tutto evidente che le cose cambieranno nel futuro, ma una volta che uno fa come mestiere quello di osservare i fatti, ma in realtà invece di interpretarli li sogna, beh, allora ci troviamo in questa enorme, diciamo, scatola del giornalismo globalizzato mondiale, che è quella che vuole soltanto libera al governo. Grazie al cielo non è così. Ciao!